Puntata veramente schietta cruda, didattica questa, sceta eh? per usare in termini dilettale, perché ritorno a parlare dei verbi, della coniugazione dei verbi. Vi ho già presentato i verbi ausiliari, poi anche il verbo venire. E oggi vi parlo del verbo chapar. Quindi ben ritrovati cari amici di Telegarda, appassionati di diretto, mi scuso eh, per questa. Puntata di oggi, ma vi dico sempre: purtroppo a volte le puntate, la didattica non sempre è piacevole, è interessante, a volte bisogna anche cercare di sorbire delle puntate un po' noiose, però a livello grammaticale la noia è a volte di regola. Oggi, dicevo, vi presento la coniugazione del verbo prendere, che in dialetto è chapar. E qui faccio anche degli esempi ogni, ogni tempo. Vi faccio sentire un esempio. Incominciamo dall'indicativo presente. Io prendo, tu prendi, li prende, eccetera. Mi ciapo, ti te ciapi, lul ciapa, e la la ciapa, al femminile, perché ho detto che faccio eh, la parità di genere, noi ciapem, voi ciapè, lori i ciapa, al femminile, lore le ciapa. E vi faccio un esempio. Loro e le ciapa massa sul serio quel che dico. Quindi, loro, loro, donne, prendono troppo sul serio quello che dico loro. Quindi, loro e le ciappamassa massa sul serio quel che dico. E questo è l'indicativo presente. Passiamo al passato prossimo, che vale anche per il passato remoto e il trapassato remoto. Quindi, io ho preso, presi e bipreso. Allora, io ho preso, tu hai preso, eccetera, eccetera. Mi ho ciapà, ti te hai ciapà, lui la ciapà, o ella la ciapà, noi ave ciapà, voi ave ciapà, lori i a ciapà, loro le ha ciapà. esempio, lui la ciapà sberlonda sopare per quel dì, perché quel dì non voleva studiare. Quindi la ciapà ha preso. Una sberla, un ceffone. Indicativo imperfetto. Io prendevo, tu prendevi, eccetera, eccetera. Mi capevo, ti te capevi, lul capeva, ella la capeva. Noi capevem, voi capeve, lori capeva, o lore le capeva. Esempio. Sulla sarca, una volta, capevem sempre i cavedoni. Ecco, i cavedoni, questo... Pesciolino che si nascondeva sotto i sassi, che oggi praticamente è scomparso. Qualcuno dice che nell'Adige stanno ricomparendo. Boh, L'Adige non penso che sia un fiume adatto proprio ai Cavedoni, eh. sarebbe lo Scazzone il nome esatto di questo pesce sarebbe Scazzone. Pensate che nome strano, Beh, il Cavedon che non è il Cavedano. L'indicativo trapassato prossimo in italiano: io avevo preso, tu avevi preso, eccetera, eccetera, mi avevo ciapà. Ti te avevi ciapà, lui l'aveva ciapà, e la l'aveva ciapà. Noi aveven ciapà, voi aveve ciapà, loro i aveva ciapà, l'ore le aveva ciapà. Esempio. E sta lampasà che te avevi ciapà, che aveve ciapà tutti doi la Toscaina? Ecco, quindi vedete, aveve, io ho detto avevi, sarebbe stato tu, invece aveve voi, quindi... Sta lampasa che aveva ciapà voi tutti doi, la toscaina, la toscaina è la pertosse, per chi non lo sapesse, la tosse canina. Passiamo all'indicativo futuro semplice. Io prenderò, tu prenderai, eccetera. Mi ciaperò, ti te ciaperai, lui ciaperà. E la la ciaperà. Noi ciaperem, voi ciaperè, loro ciaperà, loro le ciaperà. L'esempio Mi penso che ti te ciapperai è un brutto voto in Condota, Condotta, vedete, una sola T. Indicativo futuro anteriore. Io avrò, io avrò preso, tu avrai preso, egli avrà preso, eccetera, eccetera. Mi avrò ciappà. Ti te avrai ciappà. Lu l'avrà O Oela l'avrà ciappà. Noi avremmo ciappà. Voi avrete ciappà. Lori i avrà ciappà. Olore le avrà ciapa. Esempio, quando avrò ciapa la patente me comprerò una bella moto. Ecco qui, io avrò preso, mi avrò ciapa. Qualcuno diceva, si potrebbe anche dire mi gavrò ciapa. Mm. A me sinceramente non piace. Ecco, vi dico subito la G. In questo caso non la metterei. Mi gavro ti te gavrai ciapà, lul gavrà ciapà, noi gavren ciapà, voi gavre ciapà, lori gavrà ciapà, lori le gavrà ciapà. Va bene, comunque qualcuno usa anche questa forma con la g. Andiamo adesso al congiuntivo presente? Io dico sempre quello di Fantozzi, batti lei che io prenda, che tu prenda, eccetera eccetera. Che mi ciapa, che ti te ciapi, che lul ciapa. O che ella la la ciapa? Che noi ciapente, che voi ciapeghe, che loro i ciapa, o che loro le ciapa. Esempio, i pensa che noi ciapente paura a rampegar su per le crone. Quindi pensa che noi prendiamo paura a, ad arrampicarci su lungo le rocce a picco. Quindi, i pensa che noi ciapente paura rampegar su per le crone. Quindi è il congiuntivo presente. Congiuntivo passato, che io abbia preso, che tu abbia preso, eccetera, eccetera. Che mi abbia ciapà, che ti te abbia ciapà, che lu l'abbia ciapà, o che la l'abbia ciapà, che noi aven ciapà, che voi aveghe ciapà, che lori i abbia ciapà, o che lore le abbia ciapà. equivale al discorso di prima. Che mi gabbia ciapa, che ti te gabi ciapa, cioè metterla G. Vediamo l'esempio. Me pare e me mama i pensa che mi abbia ciapa un bel spavento quando algeri son casca nel lac. Noi sapeva che mi so noar. Ecco, vedete quel lac con la CH, ho detto, no? Per facilitare la pronuncia dura della C, non della C, di metterci l'H. Molti... Floriani non mette mai l'H per esempio, no? ma tanti poeti. Io la metto per una questione di fonetica, di facilitazione alla pronuncia: congiuntivo imperfetto, quello delle S, che io prendessi, che tu prendessi, eccetera, eccetera, che mi ciapès, che ti te chapesse, che lui ciapès, che ella la ciapès, che noi ciapessem, che voi ciapesse, che loro ciapès, che loro le ciapès. Esempio, saria bel. Che ti te ciapessi una bella nota a scuola. Ma una bella nel senso positivo, eh, non è in senso negativo. ora che ti ciapessi un bel voto a scuola, una bella nota come si dice spesso. Congiuntivo trapassato che io avessi preso, che tu avessi preso, eccetera, eccetera. Che mi avessi ceppa o che mi gavessi pa, se vuole metterci la G, che ti te avessi che lui l'avessi o che Ela l'avessi c'è che noi avessen ciapà, che voi avesse ciapà, che loro i avesse ciapà, o loro le avesse ciapà. E infine l'esempio, i diceva che voi avesse ciapan interno al loto, ma non era vera, vi aggiungo mia adesso. I diceva che voi avesse ciapà interno al loto. In questo caso ho fatto l'esempio con la persona voi, con la seconda persona plurale. Condizionale presente, quello di lei. Io prenderei, tu prenderesti, eccetera, eccetera. Mi ciaperia, ti te ciaperessi, lul ciaperia, e la la ciaperia. Mi raccomando, l'accento tonico sulla I. Noi ciaperessem, accento tonico, accento fonico chiuso sulla, sulla seconda E. Voi ciaperesse, lori ciaperia, o lore le ciaperie. Ed ecco l'esempio. La dit che l'ulciaperia volentera il diploma de meccanico. La dit che l'ulciaperia, avete accento tonico sulla I, volentera, il diploma, senza la E perché cade per ce la A, de meccanico, meccanico con una C. Condizionale passato, io avrei preso, tu avresti preso, eccetera, eccetera. Mi avria ciapa, o gavria ciapa, mi avria ciapa, ti te avresti chapà, lui l'avria ciapa la l'avria ciapà, noi avressen ciapà, voi avresse ciapà, l'ori i avria ciapà, o l'ore le avria ciapà. E l'esempio. Il mese passato, l'ori i avria ciapà il treno se non fosse scascazzò sulle scine na carga de sassi. Il mese scorso l'oro avrebbero preso il treno se non fosse caduto. Sulle rotaie, le scine, una carga, una quantità enorme. Chiaramente, una quantità enorme di sassi. Quindi, mi raccomando, attenzione anche qua, apostrofi e accenti. Andiamo all'imperativo presente e siamo all'ultimo eh, modo, quello con le persone. Prendi tu, prenda lui, eccetera, eccetera. Ciapati e il ciapalù o la ciapaela. Sono comandi questi, no? Ciapati, il ciapalù, o la ciapaela, ciapem noi, ciape voi, i ciapalori, o le ciapalore. E sentiamo l'esempio con l'imperativo. Fame un piacere, ciapati la baila, perché mi fa male un braz. Eh, non so se è una scusa, eh, comunque. Ciapati la baila, il badile, perché mi fa male un braccio, mi fa male un braccio. Ecco, la baila, il badile, baila, non baila, baila, quindi mi raccomando un bel accento tonico sulla I. E adesso andiamo ai modi senza le persone, cioè senza io, tu e lì noi. Abbiamo l'infinito, il participio e il gerundio. Andiamo all'infinito presente, prendere, beh, par, e vi dico sempre, quando scriviamo gli infiniti dei verbi, mettiamoci sempre un accento tonico sulla finale. Chapar, sei in ar, er, una E sulla E o sulla I. Esempio, le bel pare il sole in montagna, quindi le bel pare il sole in montagna, quindi ci ciapare l'infinito presente. L'infinito passato, aver preso, aver chapà, aver ciapà l'influenza al mare, il mar rovinà le vacanze, è una scalogna, quindi aver ciapà l'influenza al mare, il mare rovinà le vacanze. E andiamo adesso al participio presente, ecco vi dico subito che questo è un termine che non si usa quasi mai. In italiano prendente, cioè colui che prende, vorrebbe dire. In dialetto dovrebbe essere ciapante, però poco usato praticamente mai. Provo a fare un esempio. Ho visto il ladro ciapante i soldi dalla borsa. In realtà si dice, ho visto il ladro che il ciapeva i soldi su dalla borsa. Però se volessi proprio essere pignolo e trasformare che il ciapeva, nel participio presente che il sapeva diventa ciapante, eh? Che prendeva prendente. Che mangiava mangiante. Che correva corrente, vedete? Quindi quello che correva diventa corrente, che mangiava mangiante, ecco. È il participio presente che si trasforma in una frase relativa che correva. Scusate per queste divagazioni grammaticali, qualcuno forse comincia Participio passato, preso, chapà ciapa l'orso nel bosco, i gafat la puntura, perché non è mala. Quindi, ciapa l'orso, dopo che hanno preso l'orso nel bosco, gli hanno fatto un'iniezione, perché appunto non prenda qualche malattia. Quindi, ciapa l'orso nel bosco, ecco, bosco, mi raccomando, accento eh, fonico chiuso, non bosco, perché in italiano si dice bosco con la O aperta, in, in dialetto si dice bosco. E siamo agli ultimi due, siamo alla fine. Gerundio semplice, prendendo, ciapando. Ciapando un fil di ferro in mano, me son tagliato un Quindi prendendo un filo di ferro in mano, mi sono tagliato un dito. Quindi ciapando un fil di ferro in mano, mi son tagliato un dito. Di e mam, di vedete, all'altogardesano, perché si dice anche man. E finiamo finalmente qualcuno, almeno quelli che hanno resistito, dirà no oh, finalmente, quelli altri hanno già cambiato. Gerundio composto, avendo preso, avendo ciapà, avendo ciapà la cresima, me son ciapà anche un bel sberlom, perché voi sapete che quando si prende la cresima c'è il vescovo chi per lui ti dà piccolo, una piccola sberla, dai ma io l'ho messa un po' in forma ironica, avendo ciapà la cresima, me son ciapà anche un bel sberlom. Beh, bene, con questo bel sberlon che naturalmente non do ai miei cari amici di Telegarda appassionati di letto, anzi, vi mando un, 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 una cara carezza, eh? una cordiale carezza. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, so di essere stato non poco, ma abbastanza noioso, forse molto noioso. Però vi aspetto alla prossima puntata che spero sia più interessante, meno didattica come quella di oggi, meno verbale e quindi grazie, arrivederci e ricordatevi non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao.